Hai bisogno di crediti? Vai su VIPcoins FIFA, troverai il codice, coupon e link qui in descrizione. Salve a tutti ragazzi, io sono Giovi Spod, lo staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Luis Suarez, second man of the match, attaccante dell'Uruguay e del Barcellona, che ha ottenuto questa carta grazie alla doppietta contro il PSG in Champions. Vi ho portato anche la recensione della sua versione in form, se non l'avete vista andatela a vedere. Ma c'è da dire che le review sono diverse tra loro perché per l'appunto cambia il player. In questo caso abbiamo un'altra versione sempre dello stesso giocatore. Ma ciò non significa che la review sia la stessa. Comunque partiamo dalla sua velocità, personalmente l'ho trovata buona. Ha un primo passo molto veloce, però poi perde di velocità. Sulla carta abbiamo 86 di velocità con 91 accelerazione e 81 velocità scatto. L'accelerazione rappresenta la partenza, ovvero lo scatto iniziale. Invece la velocità scatto è la velocità massima che un giocatore può raggiungere. Alla velocità gli uniamo il fisico, perché a volte non basta essere veloci, ma occorre anche saper resistere ai contrasti, e questa carta ci riesce molto bene. Infatti ha un bel 92 di resistenza, che in game si sente tutto. In generale ha 85 di fisico con 92 resistenza, 81 forza e 83 aggressività. Ha una buona forza ed ha un'aggressività giusta, a parer mio. Passiamo al tiro. Sulla carta 94 di tiro con 95 piazzamento, 98 quasi il massimo finalizzazione, 90 potenza tiro, 88 long shot, 91 tiri al volo e 91 di rigori. Ha un buon piazzamento, unito al suo work rate alto medio, che lo porta molto in avanti, ma notavo che alcune volte tendeva a rimanere un po' più indietro rispetto alla manovra offensiva. Sul long shot devo dire che è buono, però non è proprio il massimo. Alcuni gol da lontano li ha fatti, però erano tiri di precisione, più semplici da realizzare. Ha una buona potenza a tiro e dei buoni tiri al volo, e sottoporta difficilmente sbaglia, almeno col piede preferito, il destro, però con il sinistro 5 tiri su 7 li sbagliava, anche con le 4 stelle piede debole che l'hanno messo tra i pro. A tutte queste belle cose gli dobbiamo aggiungere un ottimo passaggio. Provandolo come AT ha più possibilità di far assist, però io l'ho sfruttato molto nel tirare e poco negli assist. Io personalmente ho trovato ottimi tutti i suoi passaggi, sia lanci lunghi sia passaggi corti e anche la visione. Sulla carta ha 84 di passaggi con 89 visione, 81 cross, 87 passaggi corti, 68 passaggi lunghi e 91 effetto. Sulla carta ha un valore basso in passaggi lunghi, ma in game ne dimostra almeno 75-80. L'effetto rientra anche nei tiri, ed infatti i suoi tiri a giro sono molto buoni. Sa battere molto bene i calci piazzati, purtroppo mi sono capitate poche punizioni a favore, ma vedrete nelle clip un gol su punizione. Sulla carta ha 89 precisione su punizione, a cui va aggiunto l'effetto e la potenza a tiro, che lo rendono un buon battitore di calci piazzati. Ha un ottimo dribbling, sia nello stretto sia con le skill, grazie alle 4 stelle skill. È molto agile e controlla in maniera ottima la palla, anche sotto pressione, e ciò vi permetterà di saltare l'uomo con molta facilità, anche solo usando l'analogico. Sulla carta ha 94 di dribbling con 91 agilità, 64 equilibrio, 97 riflessi, 95 controllo palla e 96 dribbling. Purtroppo alcune volte cade nel tirare ed in qualche contrasto per via del suo poco equilibrio, che comunque rappresenta una piccola pecca. Ha un colpo di testa buono con 74 elevazione e 83 precisione di testa, e ciò vi permetterà di far qualche gol di testa con lui. Riassumendo, pro 4 stelle skill, controllo palla, agilità, dribbling, resistenza, passaggi. Contro messo equilibrio con un punto interrogativo. Il voto è un 9.
A parer mio, questa è un'ottima carta, abbastanza completa. Se avete crediti e riuscite a trovarlo sul mercato, vi consiglio di provarlo. Il suo prezzo si aggira intorno ai 5 milioni 600 mila crediti massimo per PlayStation e 3 milioni 400 mila massimo per Xbox. Comunque è un prezzo, a parer mio, alquanto giusto, perché è un attaccante abbastanza completo. Dunque ragazzi, la player review di Luis Suarez, second man of the match, termina qui. Se vi è piaciuta, non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video, non dimenticate di iscrivervi al canale, non dimenticate anche il mi piace alla nostra pagina Facebook qui in descrizione. Dunque ragazzi, qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia.